faccio i complimenti per il luogo dove siamo e avremmo dovuto parlare in realtà del mio libro, ma io detesto parlare dei miei libri, quindi parlerò di un'altra cosa, no, anche un po' del mio libro, però io volevo parlare di quell'argomento che è stato suscitato sì, al ristorante, cioè, al ristorante mentre mangiavamo buonissime quella pasta mista con la cernia, un po' di tartufino sopra, cioè chapeau, e mi è stata fatta la domanda sul bello, che la domanda mi si fa sempre, sta facendo del bello, e che pone un vero problema, perché siccome il bello non esiste, è difficile definirlo, ma serve a capire i quadri. Anzi, diciamo la verità, di solito le parole che hanno un valore condiviso sono le stesse nelle varie lingue, almeno quelle che noi conosciamo. Per esempio, c'è un'unica parola che è usata da tutti gli europei, è uguale in russo, francese, tedesco, italiano, spagnolo, inglese, ungherese, è sempre la stessa parola. Chi lo sa? La parola vino. È l'unica parola che è uguale in tutte le lingue europee. A tal punto che io ho fatto una modesta proposta alla Commissione europea di dire l'Europa è un continente politico basato sul vino. Sa che non mi ha mica preso sul serio. Invece era fondamentale perché è quello che in questa fase di drammatiche questioni e drammatici rapporti con il mondo islamico chiarisce tutto. Loro non lo bevono, quindi abbiamo un mondo che è diviso fra chi beve il vino e chi non beve il vino. Perché siamo tutti legati al vino? Per un fatto banale, perché seguiamo tutti la cristianità. Allora, sarebbe molto pesante dire l'Europa è fondata sulla cristianità, perché poi dice no, non vuole sul cattolico, no, quello sul protestante, quello sul riformato, ma anche il giudio ha il suo diritto, porca miseria, non vogliamo mica fare gli antisemiti oggi, sarebbe dopo quello che è successo 60 anni fa. Allora, invece sul vino andiamo tutti d'accordo. Potremmo dire che l'Europa è basata sul vino, è una, il subcontinente asiatico d'Occidente basato sul vino. E troviamo un accordo, finalmente a Strasburgo dicono una cosa seria, che se altro no, aboliamo l'euro e al posto dell'euro mettiamo il vino, altrimenti potremmo fare il vino, cioè la moneta detta il vino. Ma questa cosa la dico perché ci permette di fare un altro ragionamento. Sono delle altre parole che invece non sono per niente condivise. Pensate alla parola orologio, che per noi è una parola, un misto latino-greco, ore logos, è troppo complicato perché possa funzionare, per quello che non arrivano mai in orario i treni, cioè, perché concettualmente è talmente complesso, perché arrivano in orario in Germania? Perché l'orologio e l'ora hanno lo stesso nome, si chiama Ur, non c'è una roba che in tedesco l'ura è l'ura, non ci sono santi, cioè il treno di... in Francia è già più complicato perché in Francia è quella cosa che fa vedere, il montre, è quello che fa vedere. In Inghilterra è quella che si guarda, watch, è l'opposto, cioè è una confusione assoluta. Sì, e poi dopo diventa quella pesa, è clock, perché fa clock, perché fa clock. E poi noi, poi c'è il quadrante. Cioè, su queste cose delle discussioni filologiche, anzi, parliamo di questa roba qua. Voi vi interessate tutti in filologia? Sì, come certo. Italiana, romanza, quello che vuole. Pensate per esempio alla parola lavoro. Per noi il lavoro non è una brutta cosa, è proprio il labor, cioè il bue, il solco è il labor, la fatica, però una fatica che porta a un risultato che è il seme, poi la bella stagione, poi il grano che si raccoglie. Fruttuoso. È fruttuoso, però il labor è fruttuoso. Per i francesi e per i napoletani è un incrocio fra star male e avere un prodotto del travaglio, loro travagliano, cioè, e questo c'è in comune i francesi e i napoletani, e così li cambia nel mondo. Pensate alla parola più orribile di tutte, Arbeit, quello lì in bianchino quando, con i baffetti, quando mise sui suoi campi, la scritta Arbeit macht frei, Arbeit, sapete dove viene Arbeit? Viene da un etimo slavo,
che rab. Da che vuol dire in slavo? Vuol dire lo schiavo. Da dove viene rabotà, anche il robot, è il robot che rabotà, in russo il robot è il derivato dello schiavo, è lo schiavo di casa, però si tira su con una molla. E quello robot lì diventa rab e diventa in germanico arp, arpeit. Allora dire che lo schiavo rende libero era una contraddizione linguistica imbarazzante. Cioè, quindi ognuno ha un'idea diversa del lavoro. Per gli inglesi il working è già più bello perché corrisponde anche il werk in tedesco, vuol dire lavorare con uno strumento. Un worker inglese è uno che prende un cacciavite e mette a posto un'automobile, una bomba, un telaio, cioè fa qualcosa di tecnico. Devo difendere le mie origini. Per quelli che stanno da Basilea fino a Rotterdam, quelli del Reno, la parola è schaff, che vuol dire creare. Cioè, e per quello i basilesi hanno fatto la Roche, Hoffman, e per quello fanno le banche, no? Cioè, perché è creare, sono diversi concetti del lavoro. Invece noi dobbiamo lavoro creativo. Porca miseria, allora il lavoro è una roba dura. Allora, questo stesso concetto si applica, per esempio, a un'altra parola che viene usata molto, e a questa cosa di cui parlavamo prima al ristorante, la bellezza salverà il mondo. L'ha detto Papa Wojtyla, che deve essere vero. E perché quando dice Papa, parole di Papa, non può essere sbagliato. Invece, devo dire la verità, è un piccolo errore di traduzione, perché lui prende una frase del principe Mishkin, no? Nell'idiota di Dostoevsky, quando questo guarda fa la vita d'inferno, gli è successo di tutto. Cioè, proprio, nessuno di noi vorrebbe essere il principe Mishkin, no? Proprio, cioè, è addirittura, scusate il termine tecnico, non so, è uno sfigato anche per i russi. Ebbene, il principe Mishkin a un certo punto dice krasnye, in russo, che è un modo di indicare la bellezza, ma non è la bellezza. Per capire che cosa vuol dire krasnye, basta pensare all'etimologia, che viene da grazia. Allora, l'etimologia sì equilibra le cose. Allora, che cos'è la grazia? Perché la grazia è quel tema che è quello che usa nei suoi testi Sant'Agostino quando parla della salvezza attraverso la pulcritudo dei. Allora, la grazia è la pulcritudo. Cos'è la pulcritudo? È la caratteristica delle ragazze. Cioè non esiste un legionario pulcher, se voi incontrate un legionario per strada romano oppure un centurione e gli dite pulcher, vi dà un pugno, cioè è vietato. Lui che cos'è? Lui è formosus, è una bestia, cioè è formosus, e gli spagnoli che sono filologicamente i più vicini alla latinità, come chiamano il bello? Hermoso. Quindi formosus latino diventa hermoso. Pensate che per loro, quegli spagnoli, che hanno di bello solo l'uomo, perché la mujer è linda. Linda vuol dire che è lavata. Cioè, è comprensibile perché loro sono, per gli spagnoli, sono sostanzialmente dei visigoti, cioè di quelli lì. Per quelli lì, una donna simpatica era lavata, cioè era già un bel passo avanti rispetto alla media. Invece lui, per essere bello, era formoso, se era hermoso. Allora, in questo pateracchio di bizzarrie, in verità, l'unico concetto autentico è quello di Sant'Agostino, che parla proprio di pulcritudo dei. E allora dice la verità, è la grazia di Dio che salverà il mondo, non la bellezza. Bisogna capire che cos'è la grazia di Dio. Adesso io ho avuto pochissime volte la possibilità di parlare con Sant'Agostino, quando faceva ancora vescovo a Ippona, non mi aveva mai ricevuto, poi è venuto a Milano, avevo da fare con Sant'Ambrogio, non l'ho mai incontrato. Quindi sono costretto a fare quello che mi piace di più nel campo della filosofia storica, a inventare delle balle. Io adoro inventare il plausibile. Cioè, nessuno di noi ha mai conosciuto Pitagora, non abbiamo i testi di Pitagora, abbiamo solo i testi che dicono ciò che avrebbe forse detto Pitagora. Oppure quelli che hanno letto i testi, quelli che avevano letto i testi, che avevano letto i testi di Pitagora. Quindi abbiamo il diritto all'improvvisazione e all'invenzione. Io penso che il concetto di pulcritudo sia un concetto straordinario, perché sostituisce alla banalità dell'idea di bellezza
un concetto molto più potente che quello di grazia e quindi un concetto pitagorico che è quello dell'armonia. Perché fra le parole inventate, voi so che la vostra passione è occuparvi di filosofia, no? Un giorno sì, l'altro ancora, lo sapevo io. Ma è noto, Folonica, cioè proprio la patria attuale della filosofia. Poi si cammina sotto gli alberi come Academos, cioè è fantastico. E quindi mi interessa molto la filosofia. Ma sto fatto che l'idea è, pensate, che, sai chi ha inventato la parola armonia? Quel tipo bizzarrissimo che non mangiava fagioli e non mangiava fave, Pitagora. Pitagora aveva il problema delle fave, perché aveva vietato la produzione delle fave lì a Crotone, però in cambio si occupava di altre cose e inventò una serie di parole formidabili. Una di queste che ha inventato è la parola armonia, che è in verità la parola che dalla grecità in avanti ci portiamo appresso come ipotesi dell'equilibrio delle cose. E che è l'opposto della parola bello, che poi per i greci non esiste. Per il greco è la parola kalos, no? Il kalos greco poi a sua volta fa fatica ad essere capito dai greci. Tra l'altro è così particolare la parola kalos che non l'abbiamo neanche resa latina. L'abbiamo lasciata ai greci, detto quella roba lì è inutilizzabile. Tutte le altre parole, anche telegrafo, l'abbiamo preso dai greci antichi. Ma il telegrafo l'abbiamo preso, il fonografo l'abbiamo preso, il kalos l'abbiamo lasciato perché era un concetto impossibile. C'era sì questa teoria fantastica, una parola bruttissima, che è la calocagazia, non è una malattia dell'intestino, ma è il kalos kai agatos, no? Una cosa, agatos è una cosa che è giusta, il greco non è tutta felicemente la regina, che è contemporaneamente giusta e buona e bene. Una cosa è bella in quanto è giusta e bene. E da qui viene fuori tutta l'estetica greca. Mi annoio con questi discorsi. No, magari è impazzito, no? Viene fuori tutta l'estetica. Viene fuori tutta l'estetica greca. Per cui sapere che cos'è agatos, cioè che cosa serve a qualcosa, vuol dire avere l'idea di come la si fa. La parola greca, pensate che la parola arte non esiste in greco, questo serve a capire il concetto unico che usano i greci, che è la tecne. La tecne non è la tecnica, ma è la capacità di capire come si fa a fare una cosa in modo che sia agatos. Cioè per rendere una cosa utilizzabile, utile, sapete che gli italiani sono geniali? Perché tutto questo lungo percorso di pensiero lo risolvono in un'unica parola. Un bel piatto di spaghetti. Con la parola bel piatto di spaghetti intendiamo non che è kalos, ma che è agatos. Allora, vi spiego il motivo per il quale questa è la patria della filosofia. Inconsapevole. Gli italiani sono i filosofi più attenti del mondo, ma non lo sanno. Perché se analizzassero di più il loro concetto linguistico, se ne renderebbero conto. E poi hanno sempre questo dono formidabile di aver inventato una serie di concetti che sono del mondo intero, fra i quali la parola vino, che è anche un po' greca, però poi diventa nostra e poi noi la esportiamo e riusciamo addirittura a farlo fare gli irlandesi per un breve periodo, poveretti che lo facevano solo per dir messa, era imbevibile, però gli serviva per dir messa. Abbiamo esportato la parola vino. Questa è la premessa per parlare poi, io non parlerò del mio libro ovviamente, io non riesco a parlare dei miei libri, un po' mi vergogno. Anche perché io ho detto, professore, ma di cosa parliamo? Sì. No, vabbè, lo spunto me l'ha dato il cuoco simpaticissimo. Io voglio vedere dove va a parare. Il cuoco simpaticissimo. Allora siamo arrivati, abbiamo fatto filologia. Sì, adesso andiamo a capire che cos'è la parola bello per gli italiani. Bene. Allora, sta parola non esiste nella Roma antica, abbiamo detto. Comincia ad essere utilizzata nel tardo medioevo. Probabilmente ha un'origine basso latina di ambito lì fra Romania e Bulgaria, quei posti lì, da dove viene un po' di soldataglia, e vuol dire bellum. Alcuni etimologi reputano che venga da benellum, bonarietto. Bellum è guerra. È bella guerra, esattamente. Quelli che hanno 30 anni si ricordano, forse io sono troppo vecchio, ma quelli che hanno 30 anni si ricordano che 10 anni fa
si usava per dire una cosa ganza, come dicono i toscani classici, se è una cosa gallo. Mi ricordate, se cioè è gallo? Cioè gallo voleva dire che era una cosa grintosa. E dire bellum era come dire è gallo, è una roba grintosa. Infatti la parola comincia ad apparire modestamente nel XII-XIII secolo, ma lei che sicuramente ha letto tutta la Summa Teologica di Tommaso, le mancano due capitoli, sì, anche a me, anche a me. Non c'è mai, non usa ancora la parola, cioè la parola viene, diventa parola bello, diventa una parola molto successiva e diventa però centrale, prima nel Rinascimento e poi soprattutto con quei rompicoglioni che sono i miei connazionali francesi. Tutto il dibattito sul bello è un dibattito francese fra 600 e 800. Sarebbe troppo bello. Sì, e nasce quando il sommo poeta dell'estetica francese sotto Luigi XIV, il famoso Boileau, dice «Rien n'est beau que le vrai», nulla è bello se non ciò che è vero. Che adesso fatti a capire, non mi, cioè, io oggi è vero che se leggo il Corriere della Sera o guardo il telegiornale di vero non c'è niente, ed è vero anche che di bello non c'è niente, però l'idea che la verità dei sentimenti, la verità della natura, la verità dei comportamenti e della virtù soprattutto, fosse alla base della bellezza, allora per loro, per gli uomini del 600 di Luigi XIV non è. Poi succede l'opposto, che passano due anni, due secoli si diventano romantici. E quel simpatico poeta che so che leggete tutti, che è Alfred de Musset, sì, chi non l'ha mai letto, cioè, i due qua che non l'hanno letto domani lo vanno a leggere, che diventa un po' l'esteta alternativo del romanticismo parigino, sovverte tutto. E dice, rien n'est vrai que le beau, è vero solo ciò che è bello, e con questo diventiamo uomini moderni. Cioè noi cambiamo atteggiamento rispetto al passato, diventiamo ciò che siamo oggi, in quanto ad un certo punto decidiamo che i valori estetici, i valori dell'armonia, i valori etici anche per chi vuole fare politica, diventano la radice dell'autenticità delle cose, della verità delle cose. E così vi ho portato in un bel... Allora, è stato il predecessore del negazionismo di Popper. Di tutti gli altri dopo, sì, sì, di tutti gli altri dopo. Cioè ciò che io reputo essere bello diventa vero. Una roba pericolosissima, da vietare, perché uno inizia lì, poi finisce che apre il ciclo B, cioè fa anche male, però diventa moderno. Allora, questi concetti diversi sono concetti difficili da riportare e soprattutto difficilissimi da riportare a noi, perché noi sta facendo del bello, cioè, naturale. Pensate che c'è uno qua dei vostri parenti locali, non era proprio di qua, era di Arezzo, non so come tollerate quelli di Arezzo. Io ne ho sposato uno, allora, tempo, molto tempo fa. C'è quell'aretino che fa il figlio del notaio e poi va in Francia da Avignone, tale Petrarca, che all'inizio del 300 scrive una roba incredibile. Dice, porca miseria, cioè questo l'ho aggiunto io, virgola, dice, porca miseria, ma la parte più importante, se fossimo rimasti nel bello dell'antichità, la vita sarebbe perfetta, più o meno. Purtroppo la modernità ci ha portato in una dimensione nuova. Una dichiarazione del genere, il bello dell'antichità, cioè l'armonia dell'antichità, se fosse stata dichiarata due anni dopo, due secoli dopo, mentre la diceva, chiamavano due o tre, cominciano a fare il fuoco per bruciarlo. È che all'inizio del 300 c'era una certa libertà di pensiero ancora in Italia, poi dopo è stata un po' più dura. Ma questo suo fatto di dire che il bello è una cosa del passato corrispondeva in verità a una serie di sensazioni che lui aveva e nelle quali i valori del passato tornavano fuori prorompenti e quindi davano la garanzia di un equilibrio classico. Ora, la parola classico è un'altra parola assurda. Continuiamo a fare questo gioco? No, perché no? No, mi spiace, dopo un po' mi cacciate. Però se non volete, non senso, però siamo davanti alla biblioteca, possiamo fare questi giochi. Parola classica, classico è un'altra parola assurda. Cosa significa? Cosa vuol dire?
Cioè, allora c'è il classico piatto di spaghetti, quello di cui parlavamo prima. Il classico cretino quando guardiamo il Parlamento, no? La classica fregatura, la scarpa classica, una scarpa bella classica, una giacca classica, non la mia. Allora, da dove viene la parola classica? Viene da una definizione che dà Aulio Gello, uno dei grandi retori del secondo secolo d.C. a Roma, quando dice, usa questa parola che vuol dire classis. Cosa vuol dire classis? Classis per Roma, quando uno diceva classis a un romano antico, ve lo ricordate quando vi parlavate ai romani ancora repubblicani, poi ancora quelli primi imperiali, la parola classis gli evocava subito la struttura sociale della Roma antica, che in alcuni casi era suddivisa in tre classi, ma andava per sottoclassi fino a 8-9, era complicatissimo perché c'entravano poi le tasse, le proprietà, i doveri civici, un disordine di impegni. Però c'era la classis prima, quelli che andavano in marina, esattamente come l'America di oggi, i Marines. Cioè i meglio di Roma erano i Marines, quelli della marina. E non per niente il porto si chiama classis, no? Santa Apollinare in classe, quella roba lì. Allora dice, la classis prima è quella del riferimento. E quando Alighiero comincia a fare i suoi corsi di retorica, dice, ragazzi, se volete imparare a scrivere decentemente, io vi do X libri che sono la classis, i classici. Se volete scrivere bene, dovete prendere, quello lì era un po' rompiscatole, il Cicerone, dovete prendere un po' di greci, cioè vi do il classico. Questo concetto di classico diventa stabile. Per Petrarca la cultura è classica. È il primo che afferma questo concetto di classico e poi andrà avanti sempre nella nostra storia. Ogni 50 anni, ogni 100 anni torniamo ad essere un'altra volta classici. Poi dopo, per esempio, quando è arrivato il Granduca, qui mi ha cambiato il neoclassico, no? Però continuava ad essere classici, neoclassici, classici, neoclassici. E poi invece possiamo anche essere l'opposto. Cos'è l'opposto del classico? Romotico forse, viscerale già meglio, surgivo, vitale. Se la classicità ci porta ad avere dei parametri stabili, l'alternativa sono i parametri della pulsione. Allora perché al Petrarca gli veniva in mente quella roba lì dell'essere classico? Lui, a mio parere, ce l'aveva su Congiotto. Cioè, adesso non me l'ha mai detto, ma molto probabilmente ce l'aveva su con un'altra corrente della cultura del centro Italia, che era quella della espressività. Allora, questo fondamentalmente, se non capiamo niente del bello, neanche dei libri di cui mi occupo. Allora, c'è un grandissimo dibattito nel 200, attorno alla questione dell'eresia catara o patara, tutti quelli lì, i catari patari, quelli che hanno fatto fuori che stavano un po' in Ungheria, un po' su al nord, un po' anche in Provenza parecchi, e che hanno inventato sta faccenda che la porta del paradiso, come avrebbero inventato tanti altri dopo, era strettissima e solo pochissimi eletti passavano da lì, tutti gli altri rimanevano fregati. Mi sono messa a dieta per quello. Allora, tutti questi patri erano dei gran rompiscatole. Gli estremisti loro erano arrivati fino al punto di dire che comunque qualsiasi gesto della carne è negativo, a tal punto che non si riproducevano più. È ovvio che le monarchie d'Europa e il papato, di fronte a un popolo che non si riproduce, diceva, noi come facciamo a pagarci la pensione? Vietiamo i catari. Ci fu una durissima repressione contro i catari, contro questa purezza assoluta che ebbe la sua esplosione negli anni di Luigi VIII di Francia, andarono a riconquistare Albi, la città famosa, la distrussero perché era piena di catari, anche in Italia gli emelarono di parecchio, e però ci fu una reazione intellettuale, che vuol dire a noi di quella faccenda lì della purezza non ce ne può fregare di meno. Noi crediamo alla poesia della passione. È il momento nel quale nasce, qui torniamo a parlare di biblioteca, nasce la grande poesia umbra e contemporaneamente la grande poesia sicula, quella federiciana. Il momento nel quale per la prima volta si afferma il diritto al sentimento.
i francesi l'avevano già fatto prima con il romanzo, con la poesia cortese, con la poesia cortese l'avevano già fatto. Sì. E però i francesi avevano contaminato un commerciante di Assisi, che il quale aveva fatto un bambino che è diventato santo, Francesco. E quel bambino che era diventato santo, avendo la mamma francese, aveva imparato anche lui questo concetto dell'espressività, della poeticità, della poesia. E con questa mescolanza di reazione anticatara, di determinazione per il sentimento, di nascita del sentimento, cosa la poesia romana esisteva pochissimo, latina, quella greca ogni tanto ma era molto flebile, nasce la vera nostra modernità, cioè noi siamo come uomini moderni figli del medioevo del sentimento. E figli di quel mondo lì abbiamo avuto la fortuna di esaltarlo il sentimento e di trovare uno come Giotto che per la prima volta fa piangere i frati. La cosa più bella di tutta la pittura di Giotto sono i pianti, sono la sofferenza, sono la felicità, è la dichiarazione che l'esistenza ha una sua triposità. E sono gli anni nei quali la teologia, contro i catari, patari e i loro parenti, sostituisce all'immagine del Cristo in mandorla, certamente perfetto, no? Che era o il Padre Eterno o il Cristo del Christus Triumphans, no? Anche quello di crocifisso bizantino, in fondo era abbastanza comodo sul crocifisso, cioè era lì bello tranquillo, dicendo tanto ho trovato finalmente un posto al sole, cioè era molto più tranquillo. Loro inventano la figura di Christus Dolens, cioè è con l'invenzione del Christus Dolens, del Christus Patiens, che inventiamo la lingua visiva dell'italiano e freghiamo il resto d'Occidente. Cioè i francesi mica ci arrivano, continuano ad essere chicchissimi. Fanno delle, se uno prende un codice emiliato francese del 200, sviene davanti alla qualità del testo. Io ho avuto la fortuna assoluta di avere in mano alcuni pezzi rimasti della famosa chiesa di Santa Maria, costruita dai francesi a Nazareth nel XII secolo, poi demolita dai fottuti arabi, ma di cui rimangono dei pezzi. Erano pietre incise con un'eleganza, sembrava Cartier all'opera. I francesi sono sempre stati scicchetti, scicchettini. Ma un'opera di oreficeria. Sì, sempre così. Noi abbiamo inventato le trippe. Cioè, Giotto inventa la tripposità dell'esistere. E anche quel rompiscatole diabolico, forse anche un po' di destra, l'Alighieri, maltrattato dal comico toscano lì che li fa, sì, era maltrattato in un modo. Anche lui che è arcigno, rompiscatole, ne ha tutte, però riesce a inventare questo incrocio fra grande sonorità linguistica e visceralità espressiva. Tridimensionalità? Sì, esatto. Lì diventiamo tridimensionali, lì diventiamo espressionisti, lì diventiamo italiani. Però non ha nulla a che vedere col bello sta facendo qua. E mi sarà mica bello, cioè, Cristo che soffre, mica bello, Cristo che soffre. I frati che piangono, sarà mica bello, sono i frati che piangono. Cioè noi sostituiamo all'idea antica, e quello che capisce Petrarca e ci rimane male, noi sostituiamo all'idea antica dell'equilibrio perfetto greco e poi greco-latino, latino è neanche troppo perché noi avevamo già questa radice, poi torniamo a questo fenomeno e poi vi spiego qual è il mio vero mestiere. Noi torniamo ad assaporare e a godere la visceralità della sofferenza. E in questo chiudiamo definitivamente la porta a Prasitere, a Fidia, a tutte le robe greche, elegantissime, perfette, ma non esistenti. Anaffettive. E riscopriamo la bestia feroce che avete qua in casa, fra l'usco e il brusco, l'etrusco. Cioè quello che più triposo di lui non c'è mai stato nessuno, che si divertivano i ragazzi a aprirsi la pancia, a sbudellarsi quando facevano le loro esercitazioni giniche, cioè che facevano queste cene in cui si incrociavano uomini, donne, canarini, cioè tutto quello che passava era buono. Cioè, mica stupido. Sì, no, ecco, quella roba lì, questa nostra radice espressiva, che è il non bello, ma è al posto del bello esiste l'energia.
E di questo valore noi dovremmo essere incredibilmente fieri, perché è la nostra identità. Tutta questa premessa perché poi parlo di quadri? Perché i quadri fanno capire molto in fretta. Cioè, se uno ha la chiave d'accesso, i quadri sono una curiosa bestia. Per parlare di Dante bisogna che uno lo legga, uno lo capisca, e deve evitare Benigni, se no pensa che sia la barzelletta, deve entrare nell'argomento. Per parlare di Shakespeare deve anche sapere l'inglese, cioè fa con... e per parlare di Pushkin anche il russo, c'è una fregatura enorme. Cioè, gran parte del pensiero del mondo richiede un'interpretazione o una traduzione. Come si fa a vivere senza Goethe? Però Goethe tradotto non è mica più la stessa musica, no? È come un Würstel trasformato spesso sulla pizza, cioè alcuni lo mangiano anche, ma fa un po' impressione tutto. Dobbiamo accontentarci. Dobbiamo accontentarci, sì, accettiamo la traduzione. Il vantaggio, poi, l'altra grande arte diretta, come diceva Adorno, la musica, però ogni volta va suonata. Bisogna impararla. Bisogna impararla, va suonata, e ognuno che se la suona proprio lui. Noi di come avesse l'idea del ritmo Giovanni Sebastiano Bach non sappiamo niente, perché i dischi che ha fatto lui sono scomparsi tutti, non c'è neanche uno. Allora ci prova il mio amico Tom Copman a reinventare la ritmica che probabilmente usava Bach, perché è una ritmica dove le tensioni, tipo, allora dice, devo credere a Copman, lui dice che lui c'era, però sono convinto che non è vero, non è mai stato lì neanche lui. La musica va ogni volta reinterpretata. La cosa fantastica, i quadri sono proprio quelli che vanno davanti a noi. Questo li rende molto particolari, e però ci obbliga ad avere una chiave di accesso, una chiave di interpretazione. Cioè dobbiamo almeno sapere due o tre cose. È vero, devo dire, per esperienza, io ho passato parecchio tempo di lavoro, della vita, non sappiamo, di lavoro, a guardare la gente che guarda i quadri. Perché rompevo, quando facevo il capo dei musei, no, il capo dei musei milanesi, un po' scozzonavo le mie direttrici, direttori dei musei, dicevo, voi non potete stare sempre in ufficio, andate ogni tanto a vedere la gente che entra nel museo, guardate se quando esce ha le palle rotte o si è divertita, cioè tentate di capire che cosa hanno capito, cioè, perché in fondo svolgete un servizio anche a favore della storia, della conservazione, ma anche del pubblico. Però questo gioco del pubblico è un gioco che permette di capire come la gente guarda i quadri. Ognuno come vuole, la massima libertà. C'è uno che guarda la crocifissione, c'è uno che guarda la Maddalena come piange, perché assomiglia alla cognata, no? Ed è già un buon messaggio. C'è quell'altro un po' più misto, diceva, la Cristo come soffre, magari soffre anche lui. Poi c'è un passaggio ulteriore, che chi capisce come è dipinto, chi capisce che è di Rivera piuttosto che del Tiziano, lì siamo a livelli molto sofisticati. E poi c'è chi, perché molti lo capiscono subito che leggono l'etichetta, però anche leggendo l'etichetta uno deve sapere che Tiziano non è fratello di Tizio, cioè aver fatto un passo avanti, è già un segno informato, abbastanza informato. Ma tutti questi valori sono uguali. E poi c'è chi invece capisce la pennellata, c'è chi capisce addirittura lo stato di conservazione, c'è chi è in grado di mettere in rapporto un dipinto con la sua origine, perché ormai purtroppo i quadri sono tutti in questi cimiteri, no? Non sono mai più nei posti per i quali sono stati fatti, sono stati messi alla morgue, come doveva essere il nostro teatro, che sono i musei. Però in tutto questo percorso uno può giocare, può interpretare. Allora, i livelli di lettura sono veramente diversi l'uno dall'altro. Qual è quello giusto? Tutti. C'è una roba molto bella che diceva Santa Teresa de Avila, un altro personaggio che credo frequentate regolarmente, no? Molto anoressica. Sì, molto anoressica, sì. Però ha tirato 33 anni, cioè... Lei, davanti alla domanda, diceva, ma ci sono i santi grandi e i santi piccoli. Qual è la differenza, visto che sono tutti e due santi? Domanda tipica da 600 barocco, è una vera domanda barocca. E dice, facile, sono un bicchiere grande, un bicchiere piccolo, ma tutti e due pieni.
Allora, questo concetto del bicchiere grande e del bicchiere piccolo è applicabile anche alla fruizione artistica. Cioè non è necessario, se uno sente la fuga numero 4 dell'arte della fuga di Giovanni Sebastiano Bach in forma specchiante, che capisca cos'è la forma specchiante, che capisca qual è la tonalità. Cioè, se uno lo sa va bene, ma se uno non lo sa non ne frega mica niente. Quello che interessa è che lui possa portare a casa una parte di questa comunicazione. La pittura è la stessa cosa. Ognuno ci trova dentro quello che è incapace di trovarci, e l'importanza di un'opera sta lì. Più un'opera è densa, più è suscettibile di essere letta in mille modi diversi. Qual è il compito nostro? È in fondo quello di dare a chi ne avesse voglia un'indicazione ulteriore di viatico. Guarda che se vai fai quel passo lì in più, ti diverti un po' di più. Ecco, questo è il mestiere più interessante, che è quello che io condivido col Cicerone che c'è a Roma, quello che dice questo è il Campidoglio, no? E c'è sue statue romane all'inizio della Scainara. Cioè, siamo colleghi di lavoro, cioè un po' più complesso l'uno, il suo, no? Perché deve distinguere il bulgaro dallo svedese, un po' più da scrivania mio, ma siamo tutti e due, portiamo all'iniziazione. Allora, questo percorso dell'iniziazione è il vero meccanismo della formazione, della scolarizzazione, del gioco, e in fondo anche del fare i libri. Poi dare a fare i libri, è facile fare i libri, basta avere un editore. Non è vero. Questo non dipende perché eh? Non è vero. No, non lo so, ma è bello farli, perché la parte più bella del fare un libro è quando lo si fa. Poi non è male quando lo si vende, eh? Ma devo dire la verità, anche perché te ne fanno fare un altro, se no ti dicono grazie. Ma la parte più carina è che in fondo ognuna di queste peregrinazioni è un'avventura personale. Uno si mette lì e dice voglio vedere come affrontare la faccenda. Adesso quel libro di cui parliamo stasera, che è un po' il gioco della pittura, è anche un riassunto delle trasmissioni che avevo fatto per la RAI, e dove avevo tentato di raggiungere un risultato al quale era difficile pensare si potesse giungere, cioè far vedere un quadrato con un quadrato, o un rettangolo con un rettangolo, quadro già rettangolare, la del teleschermo è rettangolare, cioè uno deve mettere rettangolo su rettangolo, una pizza da morire. Invece, dopo una lunga scommessa, siamo riusciti a fare una cosa particolare, a usare la telecamera come se fosse una proiezione dell'occhio. Cioè, anche quando il nostro occhio guarda una cosa, abbiamo una visione complessiva, poi abbiamo una visione analitica, poi abbiamo una visione di prospettive e poi alla fine abbiamo una visione di dettagli. Questo meccanismo la telecamera lo consente in un modo straordinario, perché è un po' come prendere, scusate l'aggressività della descrizione, come prendere uno per l'orecchio, girarglielo un po' e dire guarda qua che non hai mai guardato sul serio. Cioè, con questo gesto un po' così, un po' violento, la telecamera consente di farlo senza denuncia penale. Cioè, quindi è più facile farlo con la telecamera. E permette anche a noi che ci lavoriamo di giocare in quella direzione, cioè di dire vado a vedere come succede. E lo faccio allora non solo sul quadro, sul guardabile. Cioè, quanti di noi hanno mai guardato con attenzione una facciata di una cattedrale con quella statua lì in alto? Ho avuto un maestro da ragazzo particolarmente interessante, era toscanaccio, porca miseria, toscani sono tremendi, tale Lamberto Vitali. Ne avete sentito parlare? Era quello. Conosciamo Lamberto Vitali era stato quello che ha fatto i libri su Giorgio Morandi, sul pittore, un grande collezionista. È una collezione dove nei disegni c'era alla A iniziava con Antonello, e la Z c'era Zurbara, cioè una roba fantastica. E lui ci obbligava a guardare, perché faceva anche di più, lui toccava anche, questo un po' meno permesso, ma ha ragione. Cioè, lui ci portava nei musei le sculture, ce le faceva toccare, ma toccano, ma poi non toccano, poi non toccano. Adesso se tutti toccassero forse succedono anche dei problemi, però anche nelle cattedrali noi toccavamo. E poi ci insegnava a guardare, lui aveva una cosa carinissima,
perché non tremava ancora, penso che si può tremare, guardava le statue con il occhialino da teatro, come quelli che si usano all'opera. Allora, questo percorso dell'isolare un dettaglio rispetto al resto lo fa la telecamera in un modo mirabile e permette di trasformare un quadro che avrebbe una narrazione rapida in una narrazione lunga. È un falso che stiamo compiendo o una cosa vera? Ci siamo posti spesso la domanda. La risposta è abbastanza ambigua come la domanda, però è interessante. Noi normalmente andiamo in un museo e mangiamo 200 quadri in un'ora e mezzo. La Pinacoteca, ho sempre detto, c'era anche scritto una volta. Noi andiamo nella Pinacoteca e mangiamo 200 quadri. Nessuno va in una paninoteca e mangia 200 panini, no? Nessuno va in una discoteca e dice oggi pomeriggio mi date tutto Giuseppe Verdi, che me lo ascolta, è tecnicamente impossibile, però non di meno andiamo lì e mangiamo una Pinacoteca in un pomeriggio. Il rapporto normale che abbiamo avuto nella nostra storia con i dipinti è completamente diverso. C'era Santa Caterina con la sua crispula di ruota, martire, lì a Pesa, io la vedevo, anche se non ero molto praticante, però la vedevo per la prima comunione, la vedevo per il matrimonio della cognata, la vedevo per il funerale dello zio, la vedevo poi magari perché mi veniva un momento di attenzione alla chiesa, ci veniva più regolarmente, la vedevo un giorno di pioggia, la vedevo un giorno con raggio di sole che passava, la vedevo mille momenti della mia vita. La pittura era nata per essere vista tante volte. E noi andiamo nel museo, gli diamo 7 secondi di attenzione e poi ce ne andiamo. Siamo dei cretini. No, facciamo bene dare lo stesso dei musei, però sostanzialmente compiamo un gesto che nei confronti di quest'opera che era nata per una comunicazione lenta è assolutamente inadeguato. Cioè come se ci siamo, senti, questa sera mi ascolto la Ida in 2 minuti. E nessuno può ascoltare la Ida in 2 minuti. È meglio ancora, se uno la vede anche a teatro, all'opera, però se anche uno la ascolta intero si fa una certa idea. Ma se non vuole ascoltare intero, anche una serie di quei dischetti che tirano fuori, la Ida ridotta ai 48 minuti, ma in uno no. Cioè, allora noi guardiamo i quadri in 1 minuto. Quello che permette la telecamera è spingere a guardare più a lento. Infatti l'altro libro che avevo fatto analogo a questo era guardare da vicino, vedere lontano, guardare vicino. No? Perché io tendo sempre a spingere la gente a godersi le cose. Non sono ancora riuscito a convincere il ministro. Non questo o quell'altro, i ministri in generale, perché a mio parere non bisognerebbe vendere il biglietto per il museo, ma l'abbonamento. Tu hai un biglietto per gli Uffizi che dura 4 anni. Ogni volta che ti capita la sfortuna di dover andare a Firenze, che è la sfortuna, qui si può dire, però ti puoi un po' risollevare l'anima perché c'hai ancora questi 3 anni di biglietto da usare. Ma vedete un quadro? No? Allora, io volevo questi biglietti da 4 anni. E poi un biglietto magari costosissimo da regalare. Cioè, le aziende, quando uno va in pensione, oltre a dargli la buona uscita e tutte le robe, un biglietto di 4 anni per i musei d'Italia. Tutti i musei d'Italia, come premio di pensione, no? Sembra una strategia, ma non vado più lì perché quel giorno lì ho deciso che vado con la cognata, oppure porto il nipotino. No, quando mi girano le palle vado a vederlo. Su questo concetto fondamentale, scusate, io sono giacobino, posso dire, io ho dei difetti tremendi politici, ne ho 2 tremendi, sono giacobino e europeista. No. Madonna, il peggio che si possa essere. Ah sì? Sì, il peggio che allora si possa essere. Siamo già 2. Sì, 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 però continuo ad essere giacobino e europeista. Una delle più belle cose della cultura giacobina, cioè adesso la faccenda della ghigliottina si può ridiscutere, non è obbligatoria. Però in un qualche modo in quel momento lì a qualcosa è servita, cioè adesso è passato un po' così alla... Lasciamo l'ultimo periodo, quello che sentiamo. Sì, esatto, un po'. Ci ritorniamo. Sì, quello un po', cioè quella roba lì un po' pesante. Ma la parte interessante è la dichiarazione pre-ghigliottina che fece il marchese di Condorcet prima che lo ghigliottinassero anche lui. Lui ha fatto il giacobino. Poi, cioè, come era in quelle rivoluzioni, no? Si passa, uno passa la prossima ondata, anche ti tocca pure a te.
ce l'ha fatta da vita a non farsela tagliare la testa perché ha avuto un po' di fortuna, però il povero Condorcet, poi era anche pure marchese, era ovvio che gliela tagliassero. Condorcet disse una frase fantastica, quando per capire chi era il proprietario delle opere, perché questa rivoluzione si pose una serie di problemi importanti, per esempio la caccia, che prima era della nobiltà, a tal punto che se un contadino veniva preso con una lepre, lo impiccavano subito per una lepre. La caccia non è più del marchese, l'ha fatto fuori, la caccia è di tutti. Si era posto il problema anche sui, però sui punti paralleli, è vero allora che la caccia è di tutti, ma chi è che paga il teatro? È tutti. Si è aperto un problema, perché prima pagava il marchese o il re, adesso pagavano tutti. E lui venne fuori con una frase che è la radice della trasformazione del suddito in cittadino, e la più bella frase della rivoluzione francese è: il popolo sovrano è l'erede del principe. Cioè tutti quelli che erano i privilegi del principe devono diventare i privilegi del popolo sovrano. Una roba fantastica. In Italia non abbiamo ancora fatto questo salto, siamo arrivati più ancora verso il suddito che verso il cittadino. Infatti ci vietano di fare le foto ai musei. No. Sì, c'è il cartellone, c'è la legge Ronchey, in molti musei c'è ancora vietato fotografare, perché l'Italia non ha mai pensato che le opere dei musei fossero dei cittadini. E ancora non sono più del monarca, perché quello se n'è andato per fortuna, però sono di qualche cosa che sta fra il monarca e noi, cioè che è lo Stato, il Ministero, la macchina, il Leviatano. In Italia le robe sono del Leviatano, e per Condorcet erano il popolo sovrano. Allora questo passaggio della proprietà delle cose del popolo sovrano è quello che in fondo ti spinge a considerare una cosa appropriabile. E allora mi piacerebbe questo fatto del biglietto stabile, cioè uno dice compro un biglietto, perché bisogna pur pagare questi musei, cioè è vero che di tasse ne paghiamo già a sufficienza, ma vanno per l'aereo di Renzi, poveretto, se no sarebbe costretto ad andare a piedi, quindi li paghiamo l'aereo. I musei paghiamoceli noi per poterli permettere l'aereo, ma se ce li paghiamo noi, diamoci dei parametri nuovi. Pensate che bello. Un biglietto unico annuale per tutti i musei archeologici d'Italia, da Aquileia ai bronzi di Riace, passando da Pompei, il Museo di Napoli, Tarquinia, andate a Tarquinia, non ho mai visto il Museo di Tarquinia, formidabile. Cioè, allora, ma anche qui in Toscana, non so, oh, porca miseria, ma anche quella città recente, moderna, Firenze. Qui è una roba vecchia a Firenze, no? Cioè, a Padova hanno già due millenni che a Firenze erano ancora lì a offendere se c'era il ponte o meno. Quindi è quella città recente che è Firenze, museo archeologico fantastico. Allora, il biglietto archeologico. Ma pensate che sciccheria sarebbe, alcuni la prenderebbero malissimo, ma regalo a mio nipote per Natale la tessera triennale dei musei archeologici d'Italia. Mi dà un pugno. Non la rivende al mercato nero, non importa, però pensate che modo diverso avremmo di rapportare il patrimonio culturale ai cittadini. Ecco, sono dei giochi che sto proponendo, però lo propongo a una serie di persone che stanno davanti a una biblioteca in un posto evoluto dell'Occidente, quindi sono dei semi che buttiamo provocatoriamente, ma sarebbe molto simpatico. Cioè, vuol dire avvicinarsi in un modo diverso al rapporto con la cultura, ed è un po' quello che io tento di fare con questi libri, cioè tento di spingere la gente alla curiosità e a capire quanto in fondo questo rapporto con le opere dirette che noi possiamo ancora vedere, anche se poi non ne capiremo mai l'odore, perché fra di loro e oggi è arrivata la macchina a vapore, il motore a benzina e l'internet, cioè negli anni di Raffaello sta roba non c'era, no? Come si fa? È ovvio che noi guardiamo con la testa dell'internet e con la macchina, l'automobile parcheggiata sopra, il telefonino in tasca, guardiamo la Fornarina in modo diverso, per noi la Fornarina, ma non importa, questa testimonianza rimane comunque densa e diretta, e ci permette anche di fare un altro ragionamento. In realtà noi abbiamo più rapporto con i morti che con i vivi. Cioè, fra l'onorevole Cicchito e Platone,
è più vivo Platone, onestamente, no? Cioè, mi interessa di più, è vero o no? Quindi noi abbiamo un mondo, io ho avuto, faccio outing per ancora una volta, io ho avuto quello che può succedere alla mia età, un momento molto difficile di salute in cui non sapevo se restavo qua o andavo altrove. E passai una notte in un ospedale milanese, la notte della Ognissanti, che questa faccenda della Ognissanti mi ha sempre commosso, perché poi c'era Ognissanti, poi c'erano i morti, e per quello ero lì, facevo certi gesti, e mi sono detto, ma se la festa degli Ognissanti diventasse la vera festa della cultura, in fondo non so se sia santo o meno Giuseppe Verdi o Gioachino Rossini, per me lo sono, perché sono il non Cicchito, no? Sono alternativi. Beethoven, Mozart, no? Wagner anche un po' pomposo, cioè io più a che fare, molto spesso la mia testa, anche la vostra, contiene più morti che vivi, anche chi non lo sa è aristotelico, cioè il pasticcere sotto a casa che mi dice come gli è venuto bene quella crema non sa che mi fa la dichiarazione aristotelica, ma lo fa, quindi per lui Aristotele è più importante di altri. Allora questo rapporto col mondo dei morti è ciò che distingue l'umanità dalle altre specie animali, cioè noi siamo diversi dal topo, che mica scemo il topo, o dai cavalli, insomma, stupidi, hanno memoria, i cavalli hanno una memoria genetica, i cani da caccia ce l'hanno fantastico, per appena avere la pernice alza la zampa, anche se non è mai stato in campagna prima, è memoria genetica. Noi invece abbiamo la memoria di appartenenza alla specie, e questa memoria di appartenenza alla specie ci rende diversi dagli altri. Ecco, faccio tutto questo lungo ragionamento, apparentemente trombonesco, ma in realtà no, perché è ciò che giustifica il museo. Cioè noi quando entriamo in un museo torniamo in contatto con quel mondo infinito che ci determina e che è la nostra cultura. E questo rende il museo uguale alla biblioteca. E rende il museo uguale alla biblioteca uguale al teatro d'opera, però dove devo suonare se non succede niente, ma uguale al mio bagaglio musicale. Cioè noi siamo ciò che siamo come specie, siamo una specie abbastanza fetente per mille motivi, però abbiamo questa cosa strana, abbiamo la possibilità di dialogare con migliaia di anni di passato, e questo dialogo col passato ci rende ciò che siamo, ci permette anche di immaginare che esista il futuro, per esempio, è una cosa incredibile. Guardate che i gatti, che sono simpatici, non sanno che c'è il futuro. L'ho visto recentemente, ho avuto un convegno con dei gatti, ne abbiamo parlato a lungo, non hanno idea del futuro, ce l'abbiamo noi in quanto abbiamo la percezione del passato. Ecco, questa è la storia della cultura, e questa è in gran parte quella che ci viene testimoniata in modo mirabile dalla immagine, perché l'immagine è diretta, poi la leggiamo in modo sbagliato, ma chi se ne frega. Vediamo le immagini dei templi di Angkor, cosa ci capiamo lì, quelli lì che fanno delle robe erotiche insieme, però per noi sono erotiche, per loro erano iniziatiche, cioè leggiamo in un modo completamente, ma non è grave, guardiamo l'oca dei papiri egizi, non sappiamo cosa voleva dire per... Certo Anubi ci ha parlato del cagnetto, dell'orecchia punta, un po' di più, ma non importa. Abbiamo però la fortuna nel mondo visivo del rapporto diretto. E questo è straordinario. Questo è il motivo per il quale guardare i quadri, occuparsi di pittura, guardare l'architettura, potrebbe essere molto attraente. Grazie.